Carenza personale se ne discute oggi all'ospedale di Polla nell'assemblea convocata da CISL Salerno. Abbiamo raccolto le interviste del segretario provinciale CISL Salerno e del coordinatore. Oggi che significato ha questo incontro al presidio ospedaliero di Polla? Noi abbiamo organizzato come segreteria una serie di incontri su tutto il territorio provinciale, perché dobbiamo, come dire, ascoltare i lavoratori in merito a tutta questa situazione che si è creata per la carenza del personale che attualmente per quanto riguarda le varie figure professionali, quindi dagli infermieri, dagli OS e non solo, perché c'è il blocco dello straordinario e anche per quanto riguarda le ferie estive, che noi a breve periodo ci saranno le ferie estive, quindi con questa forte carenza di personale noi abbiamo organizzato queste assemblee per tutto il territorio, come dicevo, per poi presentare alla direzione strategica questa serie di problematiche e di vedere come affrontare queste problematiche, perché sono ormai problematiche di lungo termine, quindi noi riteniamo che ci devono essere dei concorsi a breve tempo e anche nell'istanza di dare soluzioni immediate, quindi dare delle risposte concrete ai lavoratori, perché non ce la fanno più, sono stremati. Carenza personale, siamo all'ospedale di Polla, quali secondo lei le strategie per ovviare a questa problematica? Le strategie nell'immediato: un avviso pubblico a tempo determinato per le sostituzioni nei vari profili delle categorie del comparto, infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, autisti, in parte sono arrivati anche degli amministrativi ultimamente, e questo pure è un lato positivo, però quella che è la filiera sanitaria nelle unità operative necessita di una ricognizione e di un supporto maggiore di personale.